organizzata dalla società Ciclo Amatori Offida con il patrocinio del Comune e assessorato allo sport, mercoledì 17 agosto ad Offida, con partenza alle ore 13:15, andrà in scena la 19ª Coppa Città di Offida, gara ciclistica internazionale Under 23. La corsa si disputerà sulla distanza di 152 km in un anello di 19 km da ripetere 8 volte con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. Particolarmente curata l'ospitalità e l'accoglienza, ad evidenziarlo nella conferenza stampa di presentazione, organizzatori, la SCA e amministrazione comunale di Offida, nelle persone del sindaco Lucciarini e dell'assessore allo sport Antimiani, che abbiamo intervistato. È un punto di ripartenza, perché dopo i successi del Mondiale Juniores del 2010, degli europei del 2011, della tappa della Tirreno Adriatica, la SCA, presieduta da Gianni Spaccasassi, ha deciso di fare un attimo il punto, di fermarsi e di riprogrammare una nuova stagione di grandi eventi. Si riparte quindi con una gara internazionale Under 23 che configura la 19ª edizione della Coppa Città di Offida in modo assolutamente da protagonisti, quindi siamo molto soddisfatti, ringraziamo la SCA per il lavoro e il contributo che ha messo in campo. Io voglio anche ringraziare però le istituzioni, la provincia di Ascoli Piceno, il presidente d'Erasmo e tutto il servizio Viabilità, perché c'è stato un apporto decisivo rispetto alla possibilità di rendere il percorso agevole, il percorso appunto adatto a una gara ciclistica internazionale come quella della Coppa Città di Offida. Una vetrina che accende i riflettori su questo centro storico e sul suo territorio, e quindi particolare attenzione viene riservata all'accoglienza e all'ospitalità. Sicuramente sì, attraverso lo sport, attraverso eventi internazionali di questo genere c'è anche l'opportunità importantissima, strategica, di promuovere il proprio territorio, di promuovere Offida, che ha una valenza importantissima dal punto di vista turistico, sempre in crescita, punti di avanzamento che vengono registrati di anno in anno grazie a questi eventi. Quindi avremo la possibilità di, come dire, vedere l'evento in un panorama suggestivo, non solo quello del centro storico ma anche quello paesaggistico del nostro territorio piceno, davvero molto singolare, particolare e attraente per i turisti. Con tanti stranieri che si porteranno a casa questa cartolina. Tanti stranieri che saranno, come dire, ammaliati dai nostri paesaggi, ce lo auguriamo, ce lo aspettiamo, e questo è molto gratificante anche per chi come noi amministra territori come i nostri, ma anche voglio ringraziare i tanti cittadini di Offida, cittadini del territorio che dovranno mettersi a disposizione attraverso l'approccio culturale all'accoglienza che tanto, diciamo, è cresciuto in questi ultimi anni e che tanto può dare alla nostra prospettiva futura. Piero Antimiani è l'assessore allo sport del comune di Offida, che presenta ufficialmente questa 19ª Coppa Città di Offida, Teatro Beato Bernardo, Trofeo Beato Bernardo, e presenta sostanzialmente una grande giornata di sport ma anche di turismo e di accoglienza. Sì, questa Coppa Città di Offida è un altro evento di ciclismo che si inserisce nella ricca e dinamica estate offidana. La società ciclistica Amatori Offida, la SCA, si ripresenta nuovamente al grande ciclismo a livello internazionale dopo gli eventi del Mondiale 2010, dopo gli Under 23, dopo gli europei del 2011, dopo la tappa della Tirrena Adriatica. La SCA si è voluta rimettere in gioco con un evento di carattere internazionale che dà spazio ai futuri campioni del ciclismo, perché parliamo di una gara internazionale con 200 iscritti, con tantissime nazionali che potranno ammirare i nostri paesaggi del nostro entroterra, e si daranno competizione in percorsi, diciamo, anche piuttosto faticosi. Per noi come amministrazione ovviamente è un'opportunità non solo di carattere sportivo ma anche di promozione turistica. Ci stiamo organizzando, Piazza del Popolo sarà il punto di partenza ed il punto di arrivo non solo per un evento sportivo ma anche per poter
poter mettere in vetrina a livello nazionale e internazionale le nostre bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali e perché no anche enogastronomiche. Saranno 41 le squadre al via per un totale di 200 corridori. Ai nastri di partenza anche le nazionali di Russia, Gran Bretagna, Kazakistan, Astana e Marocco e tante compagini di club provenienti da tutto il mondo. 24 saranno i team italiani, tutti potenzialmente molto attrezzati. Le Marche saranno rappresentate dai calzaturieri Montegranaro, Team Cingolani Senigallia e Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio. Con Gianni Spaccasassi della SCA, la società organizzatrice dei campionati del mondo juniors 2010 e dei campionati europei 2011 di Offida, i particolari e le curiosità di questa gara. Ah sì, io credo che sarà un bello spettacolo perché ci sono squadre di altissimo livello, tutte le migliori italiane, fra le migliori squadre straniere. Vale la pena di venire perché sono sicuro che sarà una bella gara, il percorso è interessante, abbiamo cambiato rispetto al Mondiale europeo, un percorso nuovo che vorremmo sfruttare anche nei prossimi anni perché ritengo che possa essere più spettacolare. Ecco. La giornata come si articola? Allora, la giornata prevede al mattino alle 10 una gara juniores che abbiamo voluto organizzare perché noi abbiamo basato le nostre fortune in passato su questa categoria, abbiamo una specie di legame affettivo per cui nonostante lo sforzo organizzativo per fare l'internazionale Under 23 faremo anche questa gara juniores che doveva essere una gara regionale, invece hanno aderito anche molte squadre del nord Italia, Lombardia, Veneto, Friuli, perché è andata anche questa una specie di gara nazionale, però questo non può che farci piacere perché comunque gli juniores sono accompagnati anche dai genitori e sarà una buona occasione per far vedere le bellezze di Offida. Poi si prosegue con la partenza alle 13:15 della gara internazionale per Under 23 che si concluderà intorno alle 17 voglio ricordare che la gara potrà essere seguita su maxi schermo per intero restando in Piazza del Popolo, quindi non occorre andare in giro per il circuito, sarà una cosa molto comoda, in Piazza del Popolo ci saranno anche il ristoro, le aree ristorante, aree bar e alla fine ai presenti sul traguardo distribuiremo anche un ticket con il quale potranno fare merenda, offriremo una merenda così per festeggiare il ritorno alle gare di alto livello. Ecco, questa si può considerare a tutti gli effetti una corsa con i migliori di categoria in questo periodo dell'anno? Sì, sono assolutamente i migliori, cioè, le squadre italiane, per esempio c'è la Zalf che ha grandissimi corridori, ma c'è la nazionale sovietica dove corre il corridore che domenica scorsa ha vinto una gara di Coppa Nazioni e molti altri, sono molti corridori titolati, è un campo partenti veramente di altissimo spessore tecnico. Che riporta questa città e l'organizzazione ad alti livelli? Ma sì, diciamo che se pensiamo quando siamo partiti nel 2004 siamo partiti molto più dal basso, abbiamo impiegato 6 anni per raggiungere quello che abbiamo raggiunto, stavolta partiamo da molto più in avanti, diciamo. Questa è già una gara di alto livello, io spero che riusciamo a essere all'altezza e di poter intraprendere un nuovo percorso in ascesa. Speriamo di poter arrivare a qualcosa di interessante negli anni futuri.